Le condizioni climatiche, come anche la pandemia, hanno scaturito nei giovani delle gravi forme di autolesionismo, che a me si sono propagate in tutto il mondo. Mi voglio soffermare su una frase che ho scritto sul banner del mio canale, che dice: la vita riprende. In che modo possiamo intervenire affinché sia così? Quello che veniva chiamato il Blue Wall, potremmo trasformarlo in un piacevole automassaggio ayurvedico. Come si fa? Al posto dello Sleepy Kitchen Challenge andrebbe bene anche un pollo condito con il timo, ha lo stesso bene alla tosse e non è pericoloso. Un'altra moda indecorosa che è il Bolle Summer Cup, io lo trasformerei in un complimento alla prima ragazza in sovrappeso che vedi. Angel of Death, non per se stessi, ma solo per salvare gli animali in difficoltà facendo attenzione ai mezzi che passano. Forge Angel può anche diventare una sfida rilassante per se stessi e ti basta semplicemente guardare una candela accesa. Sprite Challenge può diventare un buonissimo drink frizzante alla banana che si fa. Sbucciare la banana e metterla nel frullatore insieme alla scorza di limone. Quindi spremere il lime e aggiungere un po' di acqua frizzante. Provare per credere ed è ottimo come drink pomeridiano. Ma che mangio quasi zero carne non andrebbe proprio bene a una Lion Diet. Piuttosto preferisco mangiarmi una pasta agli olio con bacche di goji, che aiutano per i radicali liberi, e anche un'insalatina condita con aceto insieme a un bicchierino di vino e una semplice spezia che abbiamo tutti in casa, cioè il pepe. E tutti questi aiutano a digerire anche grossi pasti. Ozempic per dimagrire? Scordalo. Mangiati due fiocchi di avena con delle uova sode a prima mattina e vedi che perdi peso. Ice Facial è pericolosissimo, ma sarebbe meno pericoloso fare un massaggio con il ghiaccio. Con un asciugamano raccoglio un cubetto di ghiaccio, posiziono il cubetto di ghiaccio sulla mascella, sul mento, sulle guance, sulle labbra, sul naso e sulla fronte e fallo scivolare delicatamente sulla pelle con piccoli movimenti circolari.